Maria, avrei bisogno del trucco per una sposa. Sì. Ti spiego meglio, è una sposa giovane, molto abbronzata, si sposa qui appunto in isola, quindi è un trucco che deve evocare le emozioni di questa isola meravigliosa. Quindi abbiamo bisogno di terre, di fondotinta, magari sai, di quelli solari, quelli che Va appunto bene. dall'effetto di essere baciata dal sole, dei ombretti, che irraggiano la palpebra, quindi siano luminosi. Magari avevi pensato a dei marroni, cosa ne pensi, Donia? Sono d'accordissimo. Con dei marroni, Un magari colore abbinati, sì, abbinati a dell'oro, a del bronzo, caldo. Va poi benissimo. dei rossetti e dei fard, giusto, Esatto, Donia? sì. Bene, vogliamo iniziare Va a vedere bene, iniziamo qualcosa? a vedere i prodotti. Però una cosa importante, mi dimenticavo, abbiamo bisogno di un'ottima base, abbiamo bisogno di una crema che sia leggera, idratante, soprattutto che fissi il trucco e ne aumenta la tenacia e la tenuta. Potrei farti vedere questa, che puoi usare tranquillamente come base, della Ultima, che è un prodotto al collagene, leggerissimo, un'ottima base. Bene, posso provarlo? Prego, grazie. Perfetto, è leggera. Tonia, cosa ne pensi? Guarda, Molto molto bella, leggerissima. leggerissima e luminosa. Bene, perfetto, ok. Poi passiamo invece a un fondotinta solare. Mi raccomando, è molto abbronzata. Abbiamo bisogno di un effetto molto naturale, luminoso, che valorizzi e soprattutto simuli ancora di più la bronzatura. Cosa penseresti di questi? Oh, che bello! Sono tre tonalità in base. Bene, possiamo toccarli? Come no, prova. Bene. Tonia, cosa ne pensi per Maria Vittoria? Credo che è molto abbronzata. Questo credo è l'1, il 2, penso di andare direttamente sul 3. Sì. Vediamo un po'. Sì, perfetto. Ok. Una terra. Siccome il matrimonio si celebra di pomeriggio sera, credo che questa con i glitter è bella perché è molto fashion, però poi sai, credo che sia un pochino troppo perché quando andrà in chiesa è un pochino troppo luminosa. Sì, ci vuole qualcosa di più discreto. Guarda, vediamo questa che è un duo. Che cosa ne pensi? Bella, questa mi Un piace. fardo. Sui toni del pesca? Direi che è perfetto, non andiamo troppo nell'aranciato, però restiamo su qualcosa di soft. Perfetto, ok. Aspetta, la mia idea, guarda, era più. Vediamo proprio sull'effetto sulla terra del numero 20. Cosa ne pensi? Questo Sì, credo che sia un pochino troppo iridescente. poi Oppure, dimmi. si perde Sì. nel colore del fondo. Allora il 19 e il numero 20. Abbiamo bisogno adesso per il trucco degli occhi, ombretti. Allora, qui c'è una bella gamma di tonalità. Bellissimi. Stupendo. Io propongo, Tonia, Sì. dimmi tu se sei d'accordo, il numero 39, il 40 Sì. e il 22 per 02. Perfetto. Quindi una quadricromia strutturata, il colore scuro all'esterno, il bronzo l'angolo interno, parte centrale illuminata dal 22 e sotto l'arcata numero 02 champagne. Perfetto. Come matita avremmo bisogno una per delineare, quindi magari un bel marrone lussuoso. Ce l'hai? Sì. Benissimo. Perfetto. Ok. Bene, ok, ci siamo. Però sai, volevo un po' di tocco di colore all'interno. La nevi? È il mare, sono i colori dell'isola. Sei d'accordo? Perfetto. Un mascara allungante e volumizzante, credo che ci siamo. In setole naturale è perfetto, anche perché abbiamo bisogno di dare volume alle ciglia. L'eyeliner per dare profondità. Benissimo, una jet liner. Perfetto. Sai di cosa abbiamo anche bisogno? Di un balsamo morbido che con questo caldo le labbra tendono a disidratarsi.
e oltre poi la matita per le labbra e un rossetto. Sì. Esatto, quello credo che, guarda, perfetto, esatto, è un balsamo protettivo volumizzante, così sarà un'ottima base per il rossetto. E poi adesso una matita labbra per il rossetto. Sonia, come rossetti, cosa ne pensi? Andiamo su di un bronzo o raccordiamo con un corallo? Un corallo, io direi più sul corallo. Bene. Bronzo poi diventa troppo scontato. Sono d'accordo con te. Allora, magnifico. Oh, guarda che salto quanto è bello. Oh, vediamoci anche questo. Vediamo un attimo. Guarda, questo è bello, Molto. Vediamo. Io direi. Se, è bello, se però fosse, sì. Vero. Se fosse possibile il primo, però con un tocco o di questo o di questo qui più chiaro. Sì. Secondo allora, me. Allora Tonia, vogliamo fare una cosa, per favore, dei gloss? Cosa ne pensi? Un gloss un magari po' più arancio. Sì, sì, sì. Allora, no, decisamente no, decisamente no. Dimmi tu, Tonia, questo. Io direi che il primo che hai preso è perfetto. Guardiamo perfetto, guarda. Meraviglioso. Sì, sì. Una matita per le labbra. In base al rossetto. Sì, vediamo un po' se ci ha. Perfetto. Sì, questo ci va a meraviglia. Occhi. Non vederne nemmeno altre perché. No, no, infatti. Ci va benissimo. Sai che cosa pure? Cercavo qualche polvere luminosa. Ce la siamo, divina. Guarda un po', era proprio quello che cercavamo. Oh, che bella. Wow. Questo sul décolleté, sulle braccia, addirittura sulla parte frontale delle gambe. Sì. Ti dirò anche un po' fra i capelli. Bellissimo, eh? Sì, sì, okay. Sono d'accordo. Aspettiamo tutte le ragazze. Esatto. Da